Sta per cominciare la regina e guardo la partita e ci vediamo dopo con il post partita. Allora, è appena finita Salernitana Regina, è finita 1-1. Allora, partita finisce 1-1, un po' di amaro in bocca. Perché amaro in bocca? Perché comunque ci sta a pareggiare 1-1 a Salerno. Nessuna delle due squadre voleva perdere, entrambi delle squadre voleva comunque fare portare il risultato a casa. Però mi rimane un po' l'amaro in bocca perché comunque segna Menez 83esimo dopo 30 secondi. Pigliamo gol. Menez, gol bellissimo, ma oltre quello Menez veramente mi è piaciuto molto. Anche perché comunque mi ha messo una palla d'esterno in mezzo per Denis, che è recuperato da Lopez, che poteva fare meglio Denis lì. Ha corso tanto, ha recuperato molti palloni, ha preso moltissimi falli. Ho visto un Menez che comunque era nel gioco, era subito in gioco, soprattutto nel secondo tempo. Aveva voglia di fare, aveva voglia di far vedere comunque le sue qualità. Abbiamo preso gol, diciamo che non c'è una colpa generale. Casa sola, porca miseria. Cross che è diventato un tiro, l'ha messa a palo in traversa, in croce, gol, vaffanculo. Rolando, come ho detto, primo tempo da incorniciare, ha fatto veramente un primo tempo della Madonna, migliore in campo. Secondo tempo ha giocato bene, però ha toccato, diciamo, meno palloni, anche se comunque è stato molto partecipe alla gara. Alla fine l'abbiamo visto un po' meno, anche se ha messo comunque un paio di cross. Veramente, veramente buona la sua prima prestazione in Serie B. Fati, come cazzo si chiama? Tutti l'avete criticato, me compresa, avevo detto che comunque non era un acquisto fenomenale. Però oggi, ragazzi, quanto mi riguarda, ha fatto una partita strepitosa. A parte che ha fatto l'assist, ma già da come è entrato teneva molto la posizione, anche se poi nel finale stava magari un po' troppo più alto. Però magari, sapete, il mister gli ha detto di stare più alto ed è tutelabile come cosa. Molto nel vivo del gioco della regina, ha recuperato un sacco di palle, si è preso un bel po' di palle importanti e comunque mi è piaciuto. Secondo me, ragazzi, lui potrebbe essere una buona rivelazione di questo campionato. Criticato, ma intanto la prima. Secondo me un 7 se lo piglia tutto. Ah, magari se volete vedere tipo un pagellone, perché no, magari potrei farlo. Fatemi sapere qua sotto. È entrato Mastur, si è subito visto che è cambiato qualcosa. È entrato, ha sbagliato un paio di passaggi subitissimamente, però comunque si è fatto trovare pronto. Ha fatto un paio di cose giuste. Comunque, diciamo, le sue caratteristiche sono il dribbling e la velocità. Comunque su qua non ci piove. Preso pure un grandissimo fallo che lì Menez tira, barriera, palla fuori. Porca miseria. Denis, ho visto già alcuni commenti dopo il post partita, è stato, diciamo, un po' criticato. E raga, parliamoci chiaro. Prima che uscisse Denis è stato l'unico che aveva creato comunque azioni. Un colpo di testa e quell'esterno lì. Cazzo di caldo, perché c'ho sta felpa. Però deve cercare anche lui di migliorare. Krizetig mi è piaciuto, dai. Ha fatto girare bene la squadra e dai, sono contento per lui. La difesa, ragazzi, sinceramente nel primo tempo tutti e tre i difensori comunque l'ho visto un po' in palla. Cioè non davano fiducia, almeno a me non davano fiducia. A parte Rossi. Rossi comunque è quel tipo di giocatore che segue l'uomo, è comunque alto, è mancino, gioca in quella posizione di campo, è bravo nelle uscite. Comunque Rossi nel primo tempo mi aveva convinto. Nel secondo tempo ha pasticciato un po', anche lì deve migliorare lui. Ha fatto un po' di cose che comunque ci sono costate quasi la sconfitta, quindi deve stare più attento. Ci sono state molte critiche perché dicono che meritava Bertoncini anziché Gasparetto. Io sinceramente l'avrei ideata così la partita, perché comunque Djuric è 6 metri di Cristiano e Gasparetto era l'unico difensore che poteva comunque tenerselo in altezza, anche perché di là c'era Casasola che metteva 1000 cross. Quindi l'avrei preparata esattamente identica la formazione. Lo Iacono, anche lì lo Iacono deve un po' migliorare, sperando che comunque riviti a Gocione, che domani video in cui parlerò appunto di Thiago Cione che Vasic, quindi attivate la campanellina per non perdervi un cazzo. Quindi ragazzi, dai, secondo me l'1-1 a Salerno ci può anche stare, un po' l'amaro in bocca perché eravamo andati in vantaggio, poi di là subito battono e ci fanno il gol della Madonna. Quindi comunque io oserei dire che comunque è una prestazione positiva da parte della regina. Comunque ricordiamoci che la regina non è neopromossa, e pareggiare contro la Salernitana, con questa Salernitana, con Tutino scatenato, con Djuric che comunque è sempre un pericolo. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate moltissimi mi piace, perché se non mettete mi piace arriverò sotto casa vostra con le molotov e ve le lancio nella finestra. Mi raccomando, tantissimi pollicioni in su, iscrivetevi al canale, campanellina e ciao a tutti.